Pomeriggio amici di Rubrica Social, benvenuti al nostro nuovo appuntamento con il format settimanale live con contenuti che abbracciano lo sport, la cultura, la salute, l'intrattenimento e tanto altro per le famiglie e i bambini. Questa settimana trattiamo un argomento veramente di estrema attualità e di interesse, quindi vi invito a seguirci, a condividere questa diretta come faccio io in questo preciso momento sui nostri profili, nei gruppi e nelle pagine per fare arrivare a quante più persone possibile questo meraviglioso pomeriggio. Ma prima di presentarvi il nostro ospite speciale, io come sempre voglio ringraziare tutti coloro che ci aiutano alla realizzazione di questo format, in particolare come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo. E poi vado a presentare il pezzo forte di questo format. I nostri meravigliosi opinionisti, iniziando come sempre dal nostro poeta, scrittore, intellettuale, filosofo, formatore, educatore, esperto di etica sportiva, ma soprattutto opinionista, Daniele Buompane. Eccoti, Buonasera Daniele. Mimmo, buonasera a tutti, buonasera Francesca, buonasera B, benvenuta da noi. Daniele, è un po' di tempo che non aggiungo altre attività. Siamo fermi a esperto di etica sportiva. Come mai? È perché non c'è bisogno di decantare tanti titoli, te lo dico, è come se tanti fossero me, quindi non è il caso. Ah, ecco, meno male. Insomma, tu comunque sorveglia sempre perché magari io strada facendo dimentico sempre qualcosina. Allora, adesso invece andiamo a presentare l'altra nostra meravigliosa opinionista, Francesca Della Volpe, professionista dell'ambito sanitario, ballerina. So che non voleva che io lo dicessi, ma l'ho detto. Ma soprattutto opinionista e anche attivista per il sociale con tanti progetti per la popolazione, per la comunità. Francesca, ben trovata. Grazie, buonasera a tutti e buona domenica. Benvenuta B. Eccoci. Bene, e adesso è il momento di presentare la nostra bellissima B. Io poi, tra l'altro, la seguo su TikTok e devo dire che è veramente un personaggio meraviglioso. Stasera ci darà tante, tante informazioni sulla sua passione. Allora, intanto, B, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Grazie mille a te per questa opportunità, sono molto felice di essere qui, quindi in realtà dovrei essere io a ringraziare. Ma quando mai? Sono Io molto ti voglio felice. solo mettere in guardia di una cosa, fai solamente attenzione alle alcune domande al peperoncino di Daniele Buompane, insomma, che mette sempre un po' di pepe nelle domande. Non so se anche oggi pomeriggio farà altrettanto, però se ti può consolare, invece Francesca ti farà tutte le domande proprio al miele, no? Insomma, Francesca. Sì, assolutamente. Per fortuna non ti preoccupare, Bip. Lo teniamo a bada. Sono serena, affronto tutto col sorriso. Sì, allora Brava. intanto complimenti veramente per la tua passione, anche perché tu, diciamo, riesci ad abbinare a questa tua passione, no? Per il mondo giapponese, per le anime, no? Per i manga, anche la fortuna di lavorare proprio in una fumetteria, poi lo vedremo, insomma, quindi veramente è come dire, non è più un lavoro, ma è per te è proprio anche un divertimento, no? Decisamente, decisamente. Diciamo che anche questa è un'ottima opportunità per me perché oltre a lavorare comunque sono a contatto con una delle mie più grandi passioni e poter interagire con persone che hanno le mie stesse passioni, poter consigliare, confrontarmi è sempre molto bello per me. Ecco, quindi Infatti, unisco due allora cose che amo. io prima di lasciarti, ecco, alle domande dei nostri opinionisti, insomma, inizio io con una domanda. Allora, innanzitutto, il tuo nome è B, diciamo anche il cognome Grant. No, guardi, guarda, scusami, la declinazione ormai ho sempre No, lei. infatti, giusto per. Scusatemi. Comunque, Il no, nome non di un è di grande. personaggio. O no, o proprio ti sei dato tu il nome di un Sì, personaggio. esattamente. Sì, non è un nome al personaggio. In realtà, Bee, Blanchette sono nomi con i quali mi chiamano i miei amici, comunque, quindi ho deciso di mettermelo come nickname, più una cosa carina che altro. Molto, molto, molto carino come nome. E allora io ti dico subito, insomma, se ci vuoi raccontare intanto come nasce in te questa tua passione
passione, no, per questo mondo, che poi ho scoperto che non è solo tua, ma veramente colpisce tutta una fascia intera di popolazione, cioè c'è proprio la nuova generazione che è appassionata, no, del mondo nipponico, degli anime, dei manga, insomma, quindi è un boom proprio del momento. Allora, la mia passione in realtà nasce sin da quando ero molto giovane perché mio padre in primis è molto appassionato comunque di anime, manga, videogiochi, quindi sono cresciuta con lui comunque che aveva questa passione, quindi me l'ha passata. Io mi sono approcciata prima ai fumetti in generale, quindi mi ricordo che facevo i pomeriggi a Pane e Dylan Dog, poi comunque mi ha fatto scoprire tutto il mondo degli anime, dei manga e dei videogiochi comunque. Infatti io mi sono proprio da bambina, ricordo che vidi questo anime che tuttora è il mio anime preferito, si chiama La città incantata, Miyazaki, lo studio Ghibli, e lo vidi talmente tante volte che consumai il DVD. Poi mi sono più spostata sui videogiochi e ho ripreso poi in seguito con manga e anime. Che Quindi è meraviglia. una cosa che è sempre stata un pochino dentro di me, ecco, l'ho sempre avuta vicino e attorno alla mia vita, Che grazie a mio bello. padre. Allora, intanto io voglio salutare tutti coloro che adesso ci stanno seguendo, in particolare Stefano Addaris. Ciao, dolcissima B, ti scrive. E poi Oh, ciao! Agnello Borrelli che saluta tutti, Alfonso. Alfonso dice: buonasera a te, Bida. Dove è nata questa tua tendenza verso l'Oriente? Vedi, già arriva anche qualche domanda, insomma, da chi ci sta seguendo. E poi saluto ancora Luigi ed Enza Lamotta. Allora, posso, ok, risposta alla domanda comunque che mi hanno appena fatto, appunto, l'ho sempre avuta attorno a me. Tra le altre cose sarà un pochino per il mio carattere, sono una persona molto solare, molto estroversa, molto energica, mi hanno sempre detto, oddio, sembri uscita da un fumetto, quindi mi sono posta la domanda e ho detto, vediamo un po' di cosa stanno parlando queste persone, e quindi anche un pochino quello, oltre a questa cosa di mio padre. Poi ho Che scoperto bello. che è qualcosa che mi interessava, che comunque mi dava modo di imparare tante cose, e quindi nulla. Che meraviglia. Daniele, tu non c'eri, ma io ho messo in guardia B proprio di fare attenzione, no, alle tue domande al peperoncino. Non so se già hai pronto qualche domanda per B, altrimenti passiamo a Francesca. Sì, ma non saranno domande al peperoncino, saranno a sushi se mai. Poi vediamo un po' lei cosa gradisce. Sono vegetariana, non mangio sushi, mi spiace. Non mangi sushi? Ok, allora ne faremo alle erbette. No, no, a parte questo simpatico sigaretto, non preparato ma improvvisato, ti volevo chiedere, al di là della passione che ho capito che sarà trasmessa da tuo padre, quali sono poi stati gli elementi principali che hanno fatto sì che questo diventasse il tuo mondo, che oggi è proprio una parte integrante, no? Uno stile di vita, un modo di pensare? In realtà è successo tutto un pochino in modo inaspettato perché in generale comunque ho sempre avuto la passione per i videogiochi, in particolare per questi ultimi, e poi mi sono avvicinata alle altre cose. Quali sono stati i fattori? Non ho mai avuto molte persone con le quali condividere questa mia passione. Diciamo che quando sei una ragazza in particolare, giochi ai videogiochi, ti ritrovi comunque a sentirti un pochino a disagio. Ecco, adesso è una cosa che è stata molto sradicata comunque, però quando ero ragazzina io non avevo molte persone con cui parlare, quindi ho iniziato a fare video. Forse sarà stato questo che li ha resi parte integrante della mia vita, comunque della mia persona, ecco. Quindi forse è questo l'aver sentito il bisogno di parlare con qualcuno di cose che mi interessavano, perché nonostante mio padre ha questa passione, abbiamo gusti un pochino differenti anche, quindi nulla, questo di base. Che bello. E poi, allora, io intanto vorrei da te, no? Insomma, per chi si avvicina a questo mondo, spiegare anche cosa sono proprio gli anime e i manga, no? Insomma, la differenza, in modo che diamo anche, ecco, un po' di informazione a chi magari, ecco, non conosce. È vero che ormai oggi ne sono in pochi, perché io ho fatto una ricerca e ho visto che veramente ormai c'è proprio una diffusione, possiamo dire, di massa, no? Sempre più ragazzi, ma anche adulti si avvicinano a questo straordinario mondo, però chi meglio di te ci può spiegare proprio bene, 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 ma cosa sono gli anime, no? Che uno sente, e i Allora, manga, poi. certo,
La domanda che hai fatto all'inizio in realtà è molto interessante perché molte persone spesso pensano che anime e manga siano la stessa cosa, ma in realtà non è assolutamente così, perché gli anime, detto in modo molto semplice, sono delle animazioni, appunto prendono il nome da questo, quindi noi li vediamo, molte persone li vedono come dei cartoni animati, mentre il manga è il fumetto, quindi questo qui ad esempio, ne prendo uno a caso, Sì. ecco, questo qui è un manga. Ed è un semplice fumetto, è un fumetto giapponese. Un'altra cosa che molto spesso mi capita quando magari molte persone vengono in fumetteria, in particolare i genitori, che rimangono spesso strabiliati dal fatto che si leggono appunto al contrario rispetto a come siamo abituati noi. Ecco, brava, questa è una cosa che va chiarita perché penso che in tanti, no, quando per la prima volta prendono in mano questo fumetto, poi iniziano a leggerlo, cioè vogliono leggerlo come il classico fumetto, invece. Qual è la particolarità proprio che va letto, no, al contrario? Una cosa importante, cioè una cosa importante, la cosa che distingue l'anime da un semplice cartone è proprio in realtà lo stile che c'è dietro al disegno e a tutto quanto, quindi è uno stile completamente diverso. Stessa cosa per i manga, hanno comunque uno stile completamente diverso e varia sempre comunque da autore a autore, certamente, però è un mondo completamente diverso, nonostante comunque sia accomunato dal fatto che comunque resta un fumetto. E stessa Bene. cosa per gli anime. Daniele, non so se Francesca. No, io riflettevo a quello che stava dicendo B, no? Che inizialmente aveva poche persone con le quali condividere la sua passione e quindi ha iniziato a fare i video, immagino, su TikTok. Come l'hai vissuta poi tutta questa folla di persone poi che ti seguono, questo riscontro positivo poi? Allora, come l'ho vissuta? Diciamo che ancora non lo realizzo, lo dico francamente, tuttora la mia vita, se non fosse per il fatto che ricevo tanti bellissimi messaggi, molte persone spesso mi vengono a trovare e tutto è rimasta la stessa. Sono comunque una studentessa universitaria, una persona, una ragazza come tante, semplicemente appunto non è cambiata molto, non l'ho vissuta in modo particolare. Ci sono state alcune cose che sono cambiate, ad esempio grazie a questa cosa ho avuto l'opportunità comunque di andare a Lucca Comics, ho avuto tante opportunità certamente, però comunque non sono cambiata né io né nulla, continuo ad essere semplicemente me. Ancora mi fa strano quando magari qualcuno mi guarda e mi ferma e mi dice: Oh, ma tu sei B? E io sono là tipo, ci metto 5 secondi a dire: Aspetta, io chi sono? Scusa, non, perché Vero. non, ogni tanto mi. Sì, perché poi Però è una diciamo, bella cioè tu su emozione. TikTok sei un personaggio, no? Insomma, quanti ti seguono? Più o meno c'hai una percezione dei numeri, no? Sì, teoricamente da quello che ho capito siamo 280.000 e qualcosa e Mamma mia, che è bellissimo, strano. però poi c'è il risvolto della medaglia, perché poi è anche una responsabilità, no? È un peso, cioè Decisamente. sapere che tante persone, tanti ragazzi, poi penso a te, ti seguono in particolare, poi è anche una responsabilità per i contenuti poi dei video che tu hai a realizzare, no? Perché poi ogni messaggio viene veicolato e condiviso, quindi tu avverti anche, no, quando realizzi un video, quando fai un TikTok, no? Insomma, questo peso, cioè nel senso di fare qualcosa che comunque poi verrà visto da tantissimi ragazzi e ragazze. Allora, in realtà forse in parte, diciamo che fortunatamente comunque di base nella mia persona sono radicati tre valori principali, quindi educazione, rispetto e gentilezza, e quindi quello che sono lo porto, non mi sento in vena di creare contenuti differenti da quelli che porto, quindi in realtà so che comunque di base per la persona che sono il messaggio resterà sempre positivo. Ometto alcune parti magari della mia vita, ma è ovvio perché comunque ho 21 anni, le mie cose, la mia vita in generale, però comunque di base sì, mol vedo molto spesso persone che portano contenuti dove bevono, espliciti e cose, fumano, e non è una cosa che mi piace, perché comunque per quanto tu dici, vabbè, è solamente un video, molte persone potrebbero prendere spunto. Un'altra cosa alla quale stavo pensando, che tra l'altro ho fatto un video proprio oggi in merito, è che molto spesso c'è questa cosa del fatto che molti ragazzi, sarà forse perché vogliono somigliare a dei personaggi anime, manga, non lo so sinceramente, ma
hanno iniziato a vedere la gentilezza, queste cose qui, come qualcosa di un pochino sciapo, che non aggiunge fede alla persona, e quindi ostentano magari delle red flags, le chiamano così, o cose varie, comunque aspetti negativi della loro persona, facendoli passare come qualcosa di figo, se così vogliamo definirlo. E questo anche, secondo me, è un messaggio negativo, perché non bisogna vergognarsi dell'essere persone magari allegre o persone educate o gentili. Spesso, una cosa che ho notato è che molto spesso il fattore educazione viene molto, molto, molto sottovalutato nei social. Vedo molte persone che fanno video, cose dove mancano di rispetto al prossimo, e questo no, non mi piace. Ma comunque, non, io personalmente non lo sento perché, come peso, perché è proprio parte della mia persona. Comunque, non andrei mai a fare video o cose che fanno, E questo insomma, ti fa mandano. tanto onore, complimenti, veramente, perché poi veramente a volte si discute molto sui social, no? Insomma, anche su TikTok, però in realtà non è la piattaforma, ma poi sono i contenuti di chi li produce, no? Insomma, quindi, cioè, se uno, ecco, è come te, una persona preparata per bene, insomma, farà certamente dei video fatti in un certo modo che avranno ugualmente successo, cioè non necessariamente su TikTok bisogna fare dei video, no, come dire, demenziali per avere dei like, ma anche dei contenuti come i tuoi possono riscuotere tanto successo, no? Daniele, tu che hai sempre criticato un poco il mondo social. Diciamo che la mia visione non è una critica al social in quanto social, ma è una critica ai contenuti avversi che si manifestano da parte di molte persone. Fin quando sono contenuti costruttivi, educativi, o quantomeno non sono diseducativi e immorali, per me hanno un grande valore, anzi possono avere anche un grande valore a livello psicopedagogico. Come il caso di B, ma quando poi ci troviamo in video aberranti, allora in quel momento da parte mia si manifesta un sentimento di repulsione. Io volevo richiedere a B una domanda che poi è una domanda che avrei chiesto a tutti. Ma quando tu poi hai accesso alla piattaforma di TikToker, piano piano hai visto che i follower aumentavano. All'interno di te, al di là del fatto che adesso sei una persona che era stata, non dico umile perché e forse di più dell'umiltà, sarei stata te stessa, che è la cosa più difficile in questa società. Cosa accadeva in te quando vedevi che i numeri di fan crescevano sempre di più? Ti rendevi cosciente del cambiamento che stava avvenendo dentro di te? Perché tu hai detto 240-260 mila persone, per farti capire, sono quattro stati di San Paolo pieni. Cioè, tu hai riempito quattro stati No. San Paolo di persone. Cioè, dico, lo so, no, per rendere idea dei numeri, che Beh, cosa ci sono avveniva in pure te io, là in quando vedevi? mezzo ci sono pure io, tra l'altro. Che cosa accadeva in te questo aumento sproporzionato di follower avvenuti poi, penso, anche in maniera, come dire, inaspettata, no? Perché tu sai che TikTok è successo, ma tu non puoi immaginare fino a che punto. Beh, in realtà diciamo che il fatto di vedere questi numeri non è mai stato parte della mia persona, non ci ho mai fatto caso, anche per il fatto che non mi piace considerare le persone che mi seguono come dei numeri, nel senso dire ho questo numero qui, è proprio contro il mio concetto di cioè contro la mia persona, proprio contro quello che sono io e contro il modo in cui io vedo i social. Se qualcuno mi segue, io penso al singolo, non, se, cioè, non guardo il numero di base. Se poi me lo chiedono, addirittura a volte vado proprio a controllare perché non. Diciamo che è una cosa alla quale non è che non penso, perché so che sono tante persone, però non è qualcosa che dico, oddio mio, è cambiato qualcosa, ho tanti numeri. Per me, comunque, restano pur sempre persone. Infatti, se qualcuno mi chiede, ma sei pienamente consapevole di quante persone sono? Io in realtà in parte dico no, perché io mi immagino ogni volta tipo una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona. E quindi quando sento queste cose degli stati, queste cose mi prende un colpo perché dico wow. Però comunque sono consapevole che sono tante persone e che c'è una responsabilità dietro, certo, quello indubbiamente. Però a stento un pochino lo realizzo. Un Perché pochino poi come so la teoria, ma a livello di me stessa non lo sento. sì, ma poi tu hai mai fatto un raduno, dei raduni per incontrare i tuoi fan, per dargli la possibilità di viverti da vicino, no? Perché una cosa è dal web, è una cosa vedere la persona che si segue, che si ha una certa ammirazione e stima, no? È mai capitato da parte tua organizzare qualcosa o pensi di organizzarlo magari in futuro?
Allora, penso di organizzarlo in futuro per un motivo molto semplice. Quando io ho iniziato a fare video su TikTok, eravamo nel periodo lockdown, nel periodo Covid, appunto, quindi non mi è sembrato opportuno neanche poi in seguito, quando comunque è finito il lockdown e tutto, organizzare raduni e cose, perché sarebbe stato ok, andiamo a fare un assembramento. E no, non ho trovato proprio il caso. E spero di farle in un futuro, assolutamente, quello sì. Ho avuto modo di conoscere tante persone che mi seguono di persona, un pochino tra Lucca Comics, Romics, e anche al lavoro spesso mi passano a trovare dei ragazzi o delle ragazze o ragazze che mi seguono, e quindi sì. Bene. Però Allora, intanto quindi raduno no, io non ancora. saluto gli altri che si sono connessi, che ci stanno seguendo, Gennaro Rigoni, che è proprio il nostro fan storico, che saluta, Teresa Forino, e poi c'è un bellissimo messaggio del grande attore, artista Lucio Ciotola, pensa, è stato anche nostro ospite, che dice buonasera, ciao a tutti, B, sei grande. Quindi, buongiorno, da buon artista proprio. E poi Alfonso D'Angelo ti chiede, dice, hai visitato i paesi orientali? Cioè, insomma, sei stato anche là sul posto? Oppure, ecco, è un obiettivo? Allora, è un obiettivo. Purtroppo dovevo andarci dopo la maturità, solamente che periodo siamo entrati in lockdown e tutto quanto, quindi è stata una cosa che è andata a scivolare per gli anni dopo, ecco, quindi Però è un tuo purtroppo sogno. non ancora. Comunque ci voglio andare non solo proprio per un fattore della mia passione di anime, manga, videogiochi, eccetera, eccetera, ma perché comunque il Giappone non è questo, non è, questa è una cosa che viene dal Giappone, ma il Giappone non è solamente questo, c'è tanta cultura dietro e quello mi affascina tantissimo. Quindi andrei a visitarlo principalmente per quello, non per questo. Poi una cosa che volevo dirti, ecco, tu cioè, trasmetti proprio la passione, no? Cioè, si vede proprio da come ne parli, e quindi è una fortuna anche per i tuoi colleghi di lavoro avere una collega così, no? Insomma, che li mette comunque anche a loro in gioco ogni volta. Ho visto anche dei video dove tu li coinvolgi. Ma come hai fatto a lavorare, a scegliere di lavorare in una fumetteria? Cioè, l'hai scelto apposta, insomma, come nasce questa tua attività lavorativa Allora, dentro una diciamo che fumetteria? semplicemente ero una persona che, cioè una cliente abituale, stavano cercando una persona, mi sono proposta e nulla. Fine. Molto, molto semplicemente, tutto qui. Sì, simpatica questa cosa, è bello perché poi quando la passione concilia con il lavoro è una grande, come dire, condizione di felicità, no? Conciliare la passione e il lavoro. Ma vabbè, tu diciamo che credo che sia una che abbia una grande cultura, almeno dei manga, che ne mastica tanti. Volevo sapere se esiste qualcuno particolare che ti crea una certa, come dire, assuefazione, ti piace tanto. Quale consiglieresti ai giovani che magari non hanno mai letto un manga e si vogliono avvicinare a questo mondo? Certo, assolutamente. Allora, partiamo dal presupposto che comunque bisogna tener conto del fattore età, nel senso che molti manga, secondo me, non sono adatti per dei ragazzi, comunque in generale. Se ti approcci a questo mondo sui 12-13 anni, posso consigliare tranquillamente per iniziare un My Hero Academia. È un manga che ha fatto il botto, che è molto apprezzato tra i ragazzi. È una storia carina e, secondo me, può andare bene per iniziare e per approcciarsi, oppure un altro manga che comunque per iniziare è sempre carino per un ragazzo giovane o una ragazza giovane, può essere anche Demon Slayer. Se ci vogliamo spostare su un altro genere ancora, sempre molto carino, è quello che tra l'altro ho preso in mano poco fa, Chemical Communicate, che affronta una tematica molto importante, ovvero quella dell'ansia sociale. Molto spesso ho notato che molti ragazzi comunque che si avvicinano al mondo manga, anime, videogiochi, sono un pochino introversi, e in questo manga qui in particolare parla di questa ragazza qui, Komi, che fa molta fatica a interagire con le persone, è talmente timida e si fa talmente tante paranoie che non riesce a parlare. E l'obiettivo del ragazzo che si ritrova in classe è quello di farle fare 100 amici. Secondo me questo anche è molto carino, ci potrebbe stare per dei ragazzi giovani, oppure facciamo così, scorriamo, anche carino. Sto guardando di qua perché ho proprio la mia collezione, quindi vi No, faccio dopo venire in mente. vai a vedere.
Però principalmente questi tre secondo me sono molto molto carini per dei ragazzi giovani che si vogliono approcciare al mondo dei manga, insomma, possono Sì. andare più che bene. E per un adulto tipo come Mimmo, un'età un po' più avanzata, cosa gli consiglieresti, no, per avviarsi a questo mondo? Diciamo, Certo, senza allora. sottolineare l'età, diciamo, ecco, per il pubblico, per i genitori, per l'adulto, insomma. No, Per un padre di esatto. famiglia come Mimmo, Allora addentato. qui. Scusi, scusa, scusa. Qua ci No, spostiamo. dice. Sì, no, dico, per persone un po' più grandi di età che non ci sono limitazioni e restrizioni. Però aspetti, pure io Assolutamente. posso leggere questo qua, insomma, che mi piaceva per i ragazzi, non è che devo. No, Ti assolutamente. intendi? Questo Te è ne fai sbagliato. qualcosa di cosa, Vabbè, ci sono insomma. manga anche un po' violenti, sono, che hanno contenuti un po' più espliciti, un po' più violenti, credo per quello forse sono meno consigliati. Cioè, esiste il bolletto PG come esiste per i film e giochi sui manga? Assolutamente sì, assolutamente sì. In generale, comunque, nei manga ci sono appunto i colori che contrassegnano l'età, comunque, che ci sono dei manga che sono più indicati e dei manga che sono meno indicati. È per questo che comunque ho specificato l'età, perché alcuni manga, anche se magari non sono violenti, affrontano delle tematiche che una persona, comunque un ragazzo giovane, ma non per un fattore di intelligenza o altro, ma per un fattore di semplice maturità, di esperienza o altro, può magari Certo. non apprezzare appieno e non comprendere appieno, e sarebbe un pochino un peccato, ecco. Per una persona un po' più adulta, invece, secondo me, molto, molto belle sono le opere di Inyasano. Lui è fantastico. Queste vanno bene anche per dei ragazzi, in realtà, che hanno dai 16 ai 25 anni. Inyasano è un autore fantastico. Lui affronta comunque le paure, le insicurezze, la quotidianità, ma il modo in cui lo fa è molto, molto particolare. Un altro manga che consiglio tanto, in generale, prendo il mio mangaka preferito, Junjito. Sì. Se qualcuno è appassionato di horror e possono interessargli delle storie abbastanza, come diciamo noi giovani, intrippanti, Junjito è fantastico. Lui è un maestro proprio nel disegno, ha una cura nei dettagli spettacolare, soprattutto le idee che ha sono assurde. Uno si chiede veramente: ma come hai concepito questa cosa? Un altro manga che è comunque decisamente per un pubblico adulto, può essere homunculus psicologico, parliamo di traumi delle persone, è pieno di metafore, di simbolismo, e quindi quella è un'opera che è bella tosta, ecco, è bella tosta, soprattutto perché più si va avanti, più diventa pesantuccia, e quindi quella va sicuramente per un pubblico adulto. Io personalmente l'ho apprezzata tantissimo. Che bello, no, ce l'appuntiamo. Allora, intanto salutiamo Salvatore Avolio, Salvatore Avolio che fa parte anche lui della squadra di rubrica social, e poi Armando Della Volpe dice che sono d'accordo con te, e poi Alfonso D'Angelo dice il manga riguardo l'ansia sociale potrebbe servire ai giovani sotto quale forma? Allora, in realtà ciò che voglio dire io riguardo alla qualsiasi passione in realtà può essere d'aiuto a un ragazzo comunque giovane per sentirsi meglio, per stare più tranquillo comunque, per imparare. I manga in realtà di base hanno tanti 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 valori e tanti insegnamenti che possono dare a un ragazzo. Ad esempio, Komi, come dicevo prima, può essere d'aiuto magari perché fa rispecchiare la persona in questo personaggio. Comunque questa passione per i manga è bella anche perché ce ne sono alcuni che affrontano in modo molto diretto, non sottointeso, dei valori, e quindi possono essere di insegnamento a dei ragazzi molto giovani, o semplicemente il rispecchiarsi in un personaggio può far sentire la persona meno sola. Comunque, in generale, io sono dell'idea che tutte le Sì. passioni possono essere solamente che d'aiuto, perché magari. Sicuramente. Sì? No, ho detto sicuramente, sì, sono pienamente d'accordo. Insomma, tant'è vero che io ho letto pure che proprio nel periodo del lockdown c'è stato veramente un boom, no? Insomma, tanti ragazzi si sono avvicinati e hanno iniziato proprio a leggere manga, insomma, e quindi proprio a coltivare la passione per questo meraviglioso mondo. E penso anche tu nella fumetteria, no? Te ne sei accorta, insomma, c'è stato,
di questo boom, no? Insomma, di vendita, addirittura sono di librerie che proprio hanno aumentato proprio gli spazi dedicati, no? Prima erano magari di meno, adesso insomma c'è proprio vere e proprie sezioni dedicate proprio ai manga. A te la tua Allora. fumetteria è proprio specifica oppure insomma, come dire, ci sono tutti i tipi di fumetti e anche manga? Allora, guardi, guarda, scusa, scusa. Allora, ho Anzi, la, raccomando. la mia fumetteria vende principalmente manga, ma abbiamo anche comics, quindi fumetti americani, Ecco. Marvel, DC, principalmente questi in realtà. Però sì, in generale vendiamo fumetti, però principalmente questi due, ecco. E io ho iniziato a lavorare lì da qualche mese, quindi in realtà lo sbalzo non l'ho notato Non l'ha tanto, però ho avvertita. notato tante persone avvicinarsi a questa passione appunto esternamente dal mio lavoro. Devo E dire. mi hanno detto appunto che comunque molte persone si sono avvicinate a questo mondo comunque in questi ultimi 2 anni, quindi sì. E sono convinto che tu per la fumetteria sei veramente un valore aggiunto, no? Perché è vero, cioè, insomma, ognuno può fare il proprio lavoro nel modo, diciamo, più giusto possibile, però avere te, no? In quel contesto, cioè, rappresenta il massimo, perché io mi metto dall'esterno, sono una persona che entra nella fumetteria, incontro te e ovviamente, cioè, tutto assume proprio un altro senso, no? Perché riesci a trasmettermi la passione, cioè, sei proprio un personaggio, cioè, a parte proprio, no, insomma, lavoratrice, ma poi sei un personaggio, insomma, che ha tira proprio, no? E quindi chi meglio di te poi può dare anche delle informazioni specifiche su ciò che poi vendi, no? E penso che ormai sia un punto di riferimento, no? Guarda, io ti dico, sono comunque, ho questa grande passione, ma in realtà anche i miei colleghi ce l'hanno, anche loro sono veramente competenti in merito, quindi in realtà io, non, una cosa che mi fa strano ogni volta che me lo dicono è un personaggio, cioè così, basta, Perché tu sei sono così solamente anche nella tanto, gli vita al di altri li fuori, no? ascolto. Insomma, anche quando esci la sera, insomma, per dire, no? Nella tua vita al di là della fumetteria, ma la tua vita reale, cioè sei proprio così, no? Insomma, vi sempre. E Sì, questa, no, è la esattamente. cosa bellissima. Sono comunque una persona di base, di natura molto estroversa, molto solare, mi piace chiacchierare, sono una persona giocosa, mi metto sempre a scherzare, a giocare. Diciamo che comunque ovviamente quando si parla di social, ecco quello a cui alludevo prima, ci sono dei momenti nei quali non brillo al 100% e quindi mi ritiro perché anche se non sembra. Non sto tanto al telefono, quindi ci sono molte cose, molti momenti nei quali magari non mi sento al 100% e quelli li ometto, però comunque sì, di base come persona io sono fatta così. Così, infatti. Vedi, Via, a Ignacio. proposito di sempre, ho notato che indossi spesso anche nei tuoi video quella collanina che porti anche adesso. Mi faccio un po' i Diciamo. fatti tuoi. È un gioiello che ti piace particolarmente o per te ha un significato particolare quella collana? No, guardi, guarda, in realtà mi piace molto esteticamente. Diciamo che l'ho preso in un negozio che sta dietro una sede della fumetteria in cui lavoro e nulla, l'ho preso in un momento tra l'altro nel quale ero molto felice perché ero uscita con i miei amici e quindi nulla, semplicemente mi piace e per giunta ci associo un ricordo felice, quindi lo metto sempre, anche perché dà sempre un valore aggiunto al mio stile, che vogliamo definirlo stile perché in realtà è tutto un pochino a caso, lo dico sinceramente, tanto non Ma mi tu sei ritengo. così bella che sembri, cioè non so se te l'abbiamo mai detto, ma sei così bella, così colorata, così armonica che sembri proprio uscita da un manga. Veramente sembri che sia stata ideata dalla mano di un grande artista che abbia creato un manga e si sia ispirato a te. Chissà chi non ci dice che un domani ci sia un personaggio che sia proprio come te. Infatti, come ho detto prima, è una delle cose che mi hanno fatto avvicinare ancora di più a questo mondo, perché appunto mi dicevano, oddio, sembri uscita da un manga, così, e io ho detto, vediamo un po' di cosa stanno parlando, vediamo un po'. Oh. Ho iniziato a Sì. leggere anche tutto questo manga e quindi ho detto, beh, sì, in effetti dai, facciamo che lo prendo come un complimento.
Ma poi in merito ai manga, no? Tu prima hai detto che sono la maggior parte giapponesi, poi ci sono gli Avengers, questi qua americani, ma nel nostro paese, come penna italiana, quali sono i fumetti più famosi? Chi è l'artista più rappresentativo del nostro paese nel mondo? Ma in realtà spaziamo perché io sono cresciuta, io mi sono, cioè personalmente parlando, mi sono avvicinata al mondo fumetti, non con i fumetti giapponesi, quindi con i manga, ma con Dylan Dog, quindi con Sclavi, che è un altro mondo ancora, ma abbiamo appunto lui che penso sia uno dei più famosi insieme a Tex, vabbè. Poi abbiamo un fumettista molto molto famoso che tra l'altro ha... Aveva già da un pochino fatto il botto, ma ha esordito in tutta Italia, in particolare, tanto con l'ultima serie che ha fatto, ovvero Zero Calcare, Strappare lungo i bordi, che vi dirò a me è piaciuta tanto, perché comunque, oltre al fatto che sono di Roma, quindi l'accento mi fa sempre sorridere tanto per dei ragazzi comunque in generale che hanno passato la mia adolescenza e la mia vita, ma non solo. Lui anche, secondo me, abbastanza famoso e anche molto bravo a mio avviso. Molte persone attualmente lo stanno criticando perché è diventato mainstream, però io sono anche della filosofia che se qualcosa ha un buon potenziale ed è una buona opera, se poi diventa mainstream non perde il suo valore. Quindi questo. Alfonso Anche Dylan D'Angelo Dog era chiede, mainstream. Alfonso D'Angelo chiede, dice, Dylan Dog può essere paragonato in qualche manga? Diciamo che ne dubito fortemente, non solo per un fattore di stile, ma proprio perché può essere un mix di tante cose in realtà. Sono due cose completamente diverse, comunque in generale, nel senso, Dylan Dog parla appunto di questo, di Dylan che è un Don Giovanni che risolve appunto queste, risolve, va a indagare in situazioni paranormali. Lui di base anche è molto scettico, però... è un mix di tante cose, ecco, quindi non mi sentirei di paragonarlo, perché sono due cose diverse, ecco, tutto qui. Senti, tu poi ovviamente hai partecipato al Lucca Comics, no? Insomma, era un tuo desiderio. Com'è stata la prima volta in cui tu, diciamo, visitato questo mondo straordinario, no? Insomma, fantastico, possiamo dire. Ma, lei si, ma ti riferisci a Fiere in generale o Sì, proprio a sì, sì, Lucca sì, Comics? sì. Sì. Ah, ok. Allora, ricordo che è stato parecchi anni fa quando andai alla mia prima fiera, era il Romix, e all'epoca ero più fissata col mondo dei videogiochi, ecco. È stata una bella esperienza comunque, perché una cosa bellissima delle fiere è che le persone sono tanto allegre, un po' come se staccassero la spina da tutti i giorni e... sentissero proprio questo bisogno di ricevere e dare allegria. L'atmosfera delle fiere, secondo me, è la cosa più bella comunque in generale. Gli stand puoi trovare tante cose, ma la fiera, secondo me, è fatta in parte, cioè, la maggior parte è fatta dalle persone che ci sono e soprattutto dal clima che c'è, che si respira. Quindi ho avvertito tanto questa cosa io personalmente. Adesso, appunto, a distanza di anni a Lucca Comics, stessa cosa comunque. Infatti, alla fine ho preso due cosine. Io ci sono andata principalmente per respirare quell'aria, sì, visitare gli stand, ma proprio per respirare l'aria da fiera, Infatti, ecco, è stata veramente meravigliosa. che poi diciamo la vera attrazione sono proprio chi ci va, no? Insomma, i ragazzi, le ragazze, i personaggi, i cosplay che ci stanno, no? Insomma, in questi incontri, un po' anche a Napoli c'è il Comic Con, infatti poi ti inviteremo, quindi insomma, non so se ci sei mai stata, la Non ci sono mostra ancora mai dove, stata. ecco, dovrai venirci. Sarà fatto l'anno prossimo. Sì, ma volevo chiederti, all'interno, anche per dare indicazione, no, al nostro ascoltatore, all'interno di una fumetteria, oltre a trovare fumetti, si trovano anche film, DVD. Di anime, poi si trovano, non so, CD musicali di colonne sonore, e poi ci sono anche, mi sembra, almeno come era a Napoli, anche dei tavoli per giocare alle carte di gioco, come intrattenimento, giusto? Come Allora, strutturate? scusi,
Scusa, nella nostra fumetteria sì, vendiamo DVD e altro, ma non abbiamo delle tavole dove intrattenere le persone, ecco, è più un luogo dove ci sono appunto manga, cioè sì, manga, appunto, comics. Cosa abbiamo? Abbiamo anche, vabbè, ovviamente Funko Pop, action figure, ecco, però non ci sono degli spazi dove ti puoi sedere e giocare a carte, ecco, comunque di base alla fine molte persone vengono non solo per prendere fumetti, ma anche perché si incontrano con degli amici e stanno lì a Certo, chiacchierare di manga o altro, sì, quindi diciamo, io ti intrattengono sentivo dire. anche se non ci sono. No, vabbè, al di là del fatto che ci sia o non ci sia nella tua, questa è una particolarità vostra come tante altre, volevo dire, però le fumetterie diventano luoghi di scambi culturali e conoscenze varie e confronto, diciamo un mondo nel mondo, se ci rifletti, no? Perché tu nel quotidiano in metro, a meno che non c'è un appassionato che sta sulla stessa lunghezza d'onda, non è che ti metti a parlare di queste cose, mentre lì all'interno hai a che fare proprio con dei cultori della materia. Che ti sanno illuminare e indicare poi tante cose. È vero che si sta anche ora intera a parlare del più e del meno inerente poi a questo mondo. Diciamo, è un luogo, ripeto, un luogo magico, un luogo manga, direi, un luogo di anime, una sorta di Kingdom Hearts, diciamo, un mondo di Kingdom Hearts, per renderti l'idea. Diciamo che sì, è vero, assolutamente. Penso che comunque le fumetterie siano un punto cioè, di riferimento per molte persone, anche per questo, comunque, perché ti approcci ad altre persone che hanno la tua stessa passione. Io stessa, una delle cose che più adoro in fumetteria è andare dalle persone e vedere un po' e chiedergli che manga stai leggendo e mettermi a chiacchierare con loro, così. Quindi sì, assolutamente, è vero. Se magari cioè, in giro per strada, in metro, non ci sono, come hai detto tu, delle persone che, a meno che non indossino la mia stessa maglietta di Giungito, non ci sono appunto Certo. persone che magari con le quali ti metti a parlare di questa cosa. In fumetteria sicuramente ci sono perché sono lì apposta, e tra le altre cose c'è proprio questa voglia di chiacchierare. Molte persone spesso sono tanto introverse, per carità, e quindi sono un pochino più chiuse, non vanno lì, sono timide e tutto quanto, quindi non è che si mettono a chiacchierare con te, però altre sono molto felici e contente di poter scambiare due chiacchiere su anime, manga e in generale. Un attimino, scusatemi se vi disturbo, ma c'è il gatto che sta graffiando sulla porta, quindi Che vuole direi che è il caso di farlo uscire. entrare, fammi entrare, che meraviglia. Dai. Adesso però io vorrei chiedere anche dei videogiochi. Apriamo un altro argomento molto molto interessante. Oh no, Daniele, so che tu sei un cultore. Allora, No, io volevo chiederti se, diciamo, tu ci hai detto che anche la tua passione nasce anche dai videogiochi, ma tu ancora oggi, no, insomma, giochi. assolutamente sì. Se trovo il Ecco. tempo, molto volentieri. È una cosa che mi piace, mi fa staccare la spina e mi rilassa. Quindi sì, E quali decisamente. sono i tuoi giochi preferiti? A quale giochi? Certo, allora, nonostante le mie sembianze molto carine, allegre e tutto quanto, io sono appassionata di J-horror, del genere J-horror, quindi ti dirò, la mia saga preferita è Silent Hill, la mia saga di videogiochi preferita, seguita poi da Resident Evil, ma anche cose un pochino più di nicchia, quindi un Corpse Party, un Mad Father, tutte cose comunque in generale horror. Questi ultimi due Sì. sono RPG horror, sì. Ma preferisci giocare più in single player o diciamo in cooperativa poi in online con la community? Come preferisci giocare di solito? Single play, Single play, indubbiamente, quindi. per questo gioco stacco la spina, quindi non ho voglia di vedere e sentire nessuno, voglio un attimino dedicare del tempo a me Sì, stessa, ecco. va bene, ok, perfetto. Ti volevo fare una domanda di un gioco che ha avuto un grande successo a livello mondiale, The Last of Us. Non so se ti ci hai giocato, ti piace, cosa ne pensi, perché so che è un gioco che sta avendo un grande successo. Allora, io riconosco che The Last of Us è uno di quei giochi che sono felice che ha avuto tanto successo perché è veramente molto bello ed è molto originale, ecco, io l'ho apprezzato tanto, poi non ho avuto modo di giocare agli altri, ho giocato solamente al primo. E quindi sì, la mia opinione in realtà è abbastanza positiva, ti dirò, quindi l'ho apprezzato parecchio. Perfetto, bello, bello. Vabbè, poi sono tutti giochi, io dico, i giochi sono un po' come i film, no? Come hai detto te, a te piacciono il genere horror, poi ci sono chi piace il genere più avventura, più azione,
Sono vari generi, però forse ciò che è bello dei videogame, come hai detto tu, è quella dimensione che ti proiettano in un mondo, che poi quel mondo lo senti quasi, quasi tuo, anche perché poi i giochi di oggi hanno un motore grafico potentissimo, effetti sonori molto reali, e quindi si entra in quella dimensione quasi reale. Ma al di là dei videogiochi, per quanto riguarda poi serie TV e film, anche su questo sei sempre appassionati a questi generi o ai generi differenti? No, anche su questo, anche questo in realtà me l'ha passato mio padre. Lui è amante del cinema, in particolare appunto del cinema anni 80 e degli horror. È un collezionista, abbiamo la testa di Alien, Predator, Predator senza maschera. Quindi anche in quest'altro mondo ancora ho questa passione. Non è un fattore di oddio, mi dà il brivido, la paura, ma è più come una persona che magari è interessata al mondo fantasy, è una cosa come un'altra in realtà. Quindi Sì, sì, anche qui. ho capito. E anche per qui, come per i giochi, quale film o quale serie stai vedendo ultimamente o ti senti di consigliare alle persone che vale la pena vedere? Allora, ultimamente ho iniziato una serie TV che in realtà sconsiglio adesso in questo momento, a me sta piacendo, ma sconsiglio in questo momento, che si chiama You, e parla di questo, di quest'uomo che è ovviamente instabile mentalmente, sviluppa delle ossessioni per delle ragazze. Comunque, è una storia intricata, mi sta piacendo perché appunto è dal punto di vista, se solitamente abbiamo la protagonista e la persona comunque negativa, che viene ritratta in modo negativo da un lato, qui abbiamo il protagonista che in realtà ha un disturbo, però da come ne parla lui sembra quasi una cosa normale, sensata, quando non lo è, questo che ti lascia ancora più sbigottito. Altrimenti cos'altro sto guardando di serie TV? Sto pensando a Strappare lungo i bordi, appunto, l'ho trovata molto molto carina, quella di Zero Calcare. Di film parliamo dei miei film preferiti, Shining, che sta sempre su questa scia qui, quindi un thriller horror. Siamo lì, abbiamo un altro film che mi è piaciuto tanto, Trainspotting, e il mio film preferito in assoluto, che insieme a Trainspotting e Shining, è Psycho. Perfetto, Non so. abbiamo capito la tua dimensione qual è. Ma serie TV, parliamo di attualità. Squid Game, l'hai vista? Cosa ne pensi? Ecco. Allora, sì, l'ho vista e sono felice, l'ho apprezzata molto. Ho notato comunque che per essere una serie coreana è molto, molto più veloce, è molto più occidentalizzata, penso sia per raggiungere un pubblico più vasto. A me è piaciuta tanto, magari ci sono qualche buchi, qualche cosa, però in generale l'ho apprezzata. Quindi sono contenta del fatto che abbia fatto il boom. Ecco, quindi sì, l'ho vista, questo è ciò che penso. Mi è piaciuta, magari c'è qualche buco, qualche cosina, però mi è piaciuta molto. Diciamo che una seconda stagione ci starebbe tutta, non è che stiamo strafando, una seconda stagione si potrebbe ipotizzare dal tuo punto di vista. Allora, per quanto io voglia una seconda stagione, perché ripeto, mi è piaciuta molto, in realtà ho paura di quest'ultima perché temo che possa non riuscire come la prima, anche perché la prima è stata ideata in tempi molto lunghi in realtà. La seconda, che non era neanche stata confermata o annunciata, potrebbe, se decidessero di farla uscire in tempi brevi, potrebbe non essere tutto questo granché. Comunque le opzioni sono tante, potrebbe essere. No, aspetta, sto facendo spoiler, non farò spoiler di Bravo, niente. bravo. No, sì, è giusto che non facciamo spoiler. Anche No, se l'hanno c'è visto in ancora, molti. almeno 1 o 2 milioni di persone che vorrebbe vederla, quindi è meglio ancora di non dirlo. Poi Esattamente. hai detto che ti piacciono le cose anni 80, mi è parso di capire. C'è una serie molto bella che a me ha colpito molto, che sia un po' horror, però vabbè, io lo definirei una sorta di soft horror, e sia rievocazioni di effetti anni 80, che è stata Stranger Things, che ora attendo la quarta stagione. Tu l'hai vista? Cosa ne pensi di quello? Che per me è un capolavoro quella serie. Per favore non mi odiare, per favore non mi odiare, per favore non mi odiare. Unpopular opinion. A me Stranger Things mi ha annoiata tanto. Non è cattiveria o altro. E ho provato a vedere la prima puntata parecchio tempo fa
mi ha annoiata un pochino, ma io purtroppo sono una persona che ha la soglia di concentrazione molto bassa, quindi vorrei dargli una seconda opportunità, però Allora da gliela quel devi secondo dare. mi sono addormentata. Gliela devi dare, lo sai perché? Perché le prime puntate sono quelle là un po' più lente per farti proiettare nel mondo, che poi tu mi ricordi anche uno dei protagonisti, 11, non so se hai avuto modo di vedere. Sì, conosco Millie Brown come attrice Sì, molto quindi carina lei. te la devi vedere tutta. Io non vedo l'ora che esca la quarta stagione. Va bene, ti sto dando la mano, fatto fatto. Eccoci qua. Allora, Francesca, vedi, sei rimasta proprio incantata, no? No, infatti, ascoltavo con vero piacere, anche perché non nascondo che non è un mondo che conosco bene, quindi mi Francesca era nel mondo delle affascinava. fiabe, Francesca è Io ero rimasta da nel mondo. Peronzolo. Esattamente, e quindi l'ascoltavo con vero interesse, perché appunto, come diceva pure Domenico prima, è questa capacità comunicativa molto spiccata che, insomma, ti ascolterei ancora per un po' per capirne di più di questo mondo assolutamente per me nuovo, che lo stai Ecco. rendendo un poco più conoscibile. Ne sono Vedi, davvero quindi, felice, ma tu grazie mille, davvero, l'apprezzo molto. pensi che ci siano, proprio approfittando di quello che ha detto adesso Francesca, proprio dei pregiudizi ancora verso questo mondo, no? Oppure, ecco, è cambiato qualcosa? Allora, fortunatamente il fatto che comunque il mondo anime e manga e anche videogiochi abbia fatto, ma più anime e manga abbia fatto veramente il boom, è positivo perché stiamo sradicando dalle teste delle persone alcuni stereotipi, pregiudizi che c'erano. A volte ancora ci sono, sì, ma questi sono principalmente dettati in realtà da pura e semplice ignoranza e basta semplicemente comunque spiegare che chi guarda gli anime non è necessariamente la persona reclusa dentro casa, non è un hikikomori che sta dentro ed è strano, ma può essere chiunque, è una passione come un'altra, è come guardare una serie TV in realtà, in fin dei conti, solamente che sono dei disegni. Molte persone hanno questa cosa che gli anime e i manga sono per bambini. Ok, prova a leggerti Attack on Titan, provati a leggere Giungito, provati a leggere appunto Homunculus, provati a leggere La ragazza di Palmare di Inuyasano e scoprirai che non sono assolutamente per bambini. Comunque non è così, ci sono, anzi, mi stupirò molto spesso, come ho detto proprio all'inizio, molti manga, io consiglio in generale i manga, consiglio sempre di iniziare dai 10, 11, 12 anni su per giù. Sì. Quindi diciamo pure che attraverso il mondo anime, insomma, ecco, si può anche fare proprio una conoscenza di quella che è la cultura asiatica orientale, no? Insomma, o quantomeno ti spinge, no? Insomma, se non ti dà proprio una conoscenza completa, però poi ti spinge ad approfondire verso questo mondo che comunque è affascinante, no? Nel suo genere. Decisamente sì. Bisogna però puntualizzare una cosa. Molte persone che si approcciano al mondo manga e anime, soprattutto giovani, pensano che, oh mio Dio, allora il Giappone è fatto così. Ecco, Sì, infatti, ecco. no, perché in realtà ciò che vediamo noi negli anime, ci sono alcune cose che è ovvio, essendo ambientati lì, comunque sono una rappresentazione, ma sono una rappresentazione minima in realtà. Dietro al Giappone c'è tanta, cioè, c'è tanta cultura dietro e soprattutto comunque la vita che vediamo negli anime, che è tutta rose e fiori, colorata, molto spesso in Giappone non è. Non a caso, purtroppo il Giappone è al secondo posto, se non erro, sì, dovrebbe essere al secondo posto adesso dei paesi con l'alto, cioè con il più alto tasso di suicidio, purtroppo. Suicidio. Quindi, sì. Poi da studentessa di sociologia queste cose mi interessano molto, quindi. Vedi, questo è importante. Quindi probabilmente farai una tesi di laurea, un elaborato sul mondo dei fumetti, no? A livello sociologico, gli studi, i comportamenti e il trend della popolazione, magari in merito al tema dei fumetti. Hai pensato già quando ti lauri di fare un tema simile, no? Suppongo. Allora, in realtà sì e no, per il fatto che comunque già questa passione occupa l'area, anche l'area del lavoro,
cioè occupa l'area del lavoro. Ciò che voglio fare io in realtà con la laurea di sociologia, ho preso sociologia solamente per un fattore di avere più porte aperte possibili, ma in realtà io vorrei fare l'assistente sociale. Quindi diciamo che sarebbe un pochino cercare di mettere le cose, anche perché comunque voglio fare una tesi legata al mondo in questo momento qui, ma a tematiche un pochino più serie, ecco. Ah, ecco, e quindi Giusto. tornando agli anime, no? Qual è il tuo anime preferito e soprattutto se c'è un anime che proprio non vuoi proprio vedere oppure che sconsigli oppure che non ti piace in assoluto? Allora, sì, assolutamente. Il mio anime preferito è La Città Incantata e tra l'altro lì ho anche il poster, ve lo farei vedere volentieri, ma dovrei spostare il telefono e far vedere tutta la stanza e non mi sembra il caso attualmente. Però, appunto, questo qui è il mio anime preferito ed è proprio l'anime di cui parlavo all'inizio, quello di Miyazaki, dello studio Ghibli, appunto, e che vidi talmente tante volte che consumai il DVD. È veramente meraviglioso, ma in generale, tra l'altro, se non erro, ha vinto anche un Oscar. No, sicuramente non sbaglio. Sì, ha vinto anche un Oscar ed è molto molto bello sia per le animazioni ma anche per la storia di fondo. Parla di questa bambina che è annoiata, viziata, Chihiro. E mentre si sta trasferendo, sta facendo un viaggio, appunto trova questo paesino appunto abbandonato. Però i genitori si avvicinano a dei banchetti e scoprono che sono pieni di cibo buono, commestibile, iniziano a mangiare e si trasformano in maiali. Lei scoprirà poi la notte che in realtà questo villaggio qui è un villaggio è un villaggio di spiriti, ecco. E lei farà di tutto per salvare i suoi genitori. È molto bello, ha tanti bei valori di fondo, è veramente incantevole. La città incantata è meraviglioso. Ti faccio una Aspetta, domanda. quindi Quindi... volevo sapere invece quello che proprio non ti piace, cioè c'è un anime che proprio... E qual è, se possiamo saperlo? In generale non vado tanto d'accordo con manga e anime romantici, ma per un semplice fattore che mi annoiano, tutto qui. Non le piace la sdolcinatezza, abbiamo No, capito. mi annoia tantissimo, Sì, purtroppo. ti faccio una domanda simpatica. Quale personaggio del mondo dei fumetti inventato potrebbe essere utile oggi per salvare il nostro mondo? Questa domanda in realtà ha tante risposte. Potremmo aver bisogno di uno. Mi sa che Daniele ha fatto bloccare. Si è bloccato qualcosa, Mimmo? Tu hai fatto questa Era una domanda pericolosa per l'equilibrio della forza. stato il personaggio che ha fatto bloccare il C'è nostro qualche personaggio oscuro che non vuole il bene del pianeta e quindi ha bloccato il format, però noi non Comunque devo abbiamo dire, paura. no, Daniele, insomma, veramente guarda, uno sarebbe proprio ore e ore ad ascoltare B perché il Sì. modo di come no, trasmette questa Sì. cultura è appassionante. Poi io volevo chiedere anche, tu ti ricordi i cartoni animati? Ah, ecco Sì. qua, c'è il ripristinato. Ecco qui. Scusate, No, no, erano sono qui, sto qui. le forze oscure, non ti preoccupare. Allora, beh, quindi potremmo aver bisogno di un All Might che affronta tutte le persone, tutti i nemici, tutti i villain con il sorriso, senza far pesare nulla a nessuno. Anche se vi stupirò, ciò di cui penso ci sia più bisogno sono gli eroi che in realtà già esistono e penso siano gli assistenti sociali. Non a caso voglio fare l'assistente sociale. Quindi sì, penso che All Might ci possa stare, ecco, come personaggio nella vita vera. Perché anche se non abbiamo dei superpoteri, beh, acciuffare qualche persona che si comporta in modo errato non sarebbe male. E non solo, molte persone, molti ragazzi direbbero addirittura Light Yagami, ma io sono totalmente contraria alla cosa, quindi no. Che bello. E invece, Bina, cosa volevo chiederti? Vabbè, tu sei giovanissima, ma i cartoni animati, quelli che noi abbiamo guardato, insomma, in particolare quelli giapponesi, no? Mi riferisco, che ne so, a Doraemon, piuttosto che a Lady Oscar, i Pokémon, Dragon Moon. Ball, Candy Candy, insomma, tu li hai seguiti, cioè li hai rivisti poi nel tempo, cioè ti è venuta la curiosità di poi di vederli.
In realtà sì, mi è venuta la curiosità, ma non ho ancora avuto modo di riprenderli. Sono stati parte comunque integrante della mia infanzia, in realtà. Ad esempio, mi ricordo ancora che passavo magari i pomeriggi e mi rimbomba, tuttora mi sta rimbombando in testa, Yattaman, Yattaman, Tadalata. Quindi, Era sì, bellissimo. sarei tanto curiosa di rivedere un Sailor Moon Dragon Ball adesso, però Ma non ho ancora avuto infatti modo di io riprenderli. credo che questi cartoni bellissimi che abbiamo avuto noi sono proprio propedeutici, cioè non si può fare almeno di vedere quei cartoni per proiettarci oggi. Ne cito alcuni: Esatto. Kenny Guerriero, l'Uomo Tigre, Dragon Zero Ball, Ball. Lol e Benji, Mirai, tutto uno più bello dell'altro, ma soprattutto negli anni 80 e 90, quando ero bambino, esistevano i cartoni molto Mazinga, Daitan, dei robot, UFO. Come mai poi sono andati a finire e non li hanno più prodotti? Ah, guarda, purtroppo a questa domanda non ti saprei dare una risposta, penso sia per una semplice evoluzione. Avevo ascoltato tempo fa un podcast che parlava comunque del cinema e raccontava che ciò che viene esposto nei film, nei cartoni animati, preso così anche così per questi ultimi, è comunque incarna qualcosa che è presente nella società o appunto è una paura di quest'ultima, non è un semplice trend o altro. Quindi probabilmente, essendo cambiata la società in quanto muta con tanta rapidità, sono mutati anche i gusti delle persone, quindi le nuove cose da rappresentare, ecco. Quindi Quello, penso sia più per quello. come dimenticare la Mu, ti ricordi? L'amore. Mamma mia. La Ti Mu, a ha me toccato piaceva il molto. ricordo, no? Sì, la Era Mu, bella ma la infatti, musica. ma la Mu era bellissimo, mi ricordo. Com'è Ah, bella. difficile amare. Oh. Mi ricordo ancora la sigla. Bellissimo. Abbiamo anche il manga di Lamu. Abbiamo Infatti. molti, molti, molti anime con i quali. Una cosa che, tra l'altro, mi è venuta in mente prima, questa cosa che volevo dire, però non voglio essere molesto o altro perché sento quando le persone parlano. Comunque, molte persone dicono: a me gli anime fanno schifo, io non li ho mai visti e non li vedrò mai. Poi gli fai: scusami, ma sei cresciuto con Dragon Ball, vero? Eh Brava. sì, sei cresciuto con i Pokémon, vero? Eh sì. Però Ma io dico: anche Lady ma anche. Oscar, ti ricordi Lady Oscar? Oh, Pure Lady, Lady Lady, Lady Oscar. Oh, Per non Lady, parlare, Lady, Lady credo. Oscar. Ma Tutti anche fanno Kiss Me pezzi. Licia, Kiss Me Ritmi, Licia, Ritmi. insomma. Oh, mamma. Mimmo, Forse non. hai fatto il carrozzone dei cartoni, però quello che diceva Pio, il problema è che molti non sanno che in realtà ciò che vedono sono dei manga. Loro pensano che i manga siano ben altro ancora, no? Si immaginano cose ancora più diverse. Però io credo che la cultura dei manga nel nostro paese si è dovuta al fatto che diciamo non ci sono delle trasmissioni televisive che parlano di cartoni. C'è fatto caso? Cioè, esistono, per esempio, stanno nascendo negli ultimi anni dei programmi che parlano di videogames o di film, recensioni, però non esistono ancora, almeno quello che ho visto io, programmi che ci parlano di cartoni. Allora, in realtà penso forse qualcosina c'è. In generale questa cosa l'ho vista tanto su YouTube, ma comunque in generale su social network e altro, che prima si parlava molto più di videogiochi e molto meno di anime, manga, eccetera, eccetera. Ci sono sempre stati, c'è sempre stata la community, semplicemente essendo qualcosa di nicchia ai tempi, non era molto evidente. Adesso con l'esplosione ne sentiamo più parlare, ma comunque penso che qualcosa magari ci sia ancora. Ad esempio, adesso i ragazzi di oggi non guardano più tanto le trasmissioni quanto le live su Twitch. E su Twitch ci sono tante persone che parlano di anime, manga Vabbè, no, beh, io poi intendevo proprio un programma, un format strutturato a livello televisivo, quello intendevo. Lo so che sulla community qualcosa si trova. Bene, Mimmo, noi lo sai, quando ci abbiamo verso la fine chiudiamo sempre con un aforisma. Oggi ho pensato un Renato, no, aforisma. aspetta, fammi ricordare anche, ho fatto una carrellata anche Heidi e Candy Candy, insomma, che comunque hanno fatto la storia. Candy Candy comunque penso no, è tratto da un manga, o no, insomma, il famoso cartone. Candy Candy, oddio, sto pensando, sto avendo un dubbio, Candy non vorrei dire Candy. castronerie. Vabbè, perché mi sono venuto in mente, forse anche Francesca. Tu l'hai visto Candy Candy, Francesca? Sì, io l'ho Certo, sì, visto, Candy Candy Candy, Candy. sì. Io, no, ma noi Ma avevamo un ragazzo a dove si chiama piscina. Francesca?
Io il ragazzo lo chiamavamo proprio Candy Candy perché gli piaceva molto questa canzone, questo cartone. Era bella Candy Candy, molto dolce. Sì. No, ma insomma, è Invece straordinario. Francesca mi ricorda un po' Rossana, ve ne ricordate Rossana? Ah sì, me lo Rossana. vedevo. Rossana, dai, pensaci un po' Pensaci un tu. po' tu, vedi? Vedi? Me lo vedevo. Comunque, allora, intanto vi devo dire che veramente ci ha lietato, dato proprio delle informazioni meravigliose che Sì, ci fanno ma veramente, appassionare. E poi dopo mi devi guarda. scrivere il nome di quel manga perché lo voglio comprare, perché mi sembrava molto interessante. E poi devo dirti una cosa, grazie a te su TikTok, ecco, tu riesci a dare proprio anche rilevanza a tutto questo mondo, no? Perché non è banale quello che fai, ma vedi, da lì poi ecco, sei arrivato a noi perché ti ho visto là. E secondo me, insomma, riesci a dare ecco, quel tocco in più a un mondo già di per sé fantastico. Quindi continua sempre così, anche se un giorno ecco, si realizzerà il tuo sogno di fare l'assistente sociale, però non abbandonare mai insomma, questo tuo lato, perché veramente, come dire, o no, Daniele, riesce proprio a Sì, essere insomma, straordinaria. tu sei un assistente sociale nell'anima e negli anime, vedi gioco di parole, quindi non ti preoccupare, sicuramente lo farai con grande maestria, veramente sei brava. Sei una bella persona, molto dolce, delicata, molto a cartone animato, in senso buono, mi verrebbe da dire. Quindi veramente ti auguro tante cose belle e il meglio. Se E poi ti aspettiamo a permettete, Napoli per il Comic Con, insomma, ti sicuramente. invitiamo, così veniamo anche noi con la rubrica social. Magari vieni da Perché... cosplay, non so chi vorresti interpretare, se te la senti. ci hai mai pensato a interpretare Io un sì, ogni cosplay? tanto mi capita di fare cosplay, non la prendo con serietà per il semplice fatto che purtroppo non ho tanto tempo da dedicarci, però sì, ogni tanto quando ho un minuto mi fa tanto piacere fare cosplay, sì. Solamente che ad esempio alle fiere non evito per il semplice fatto che mi piace stare comoda, passeggiare, stare tranquilla, i cosplay, diciamo che soprattutto quelli un pochino più impegnativi è un pochino un casino da tenerli bene, ed essendo anche una maniaca perfezionista, se mi si rovina il cosplay mi agito, mi innervosisco, quindi Io ti ci preferisco stare vedo. comoda. Io ti ci vedo come un personaggio magari femminile di One Piece. Wow, GG, GG, grazie. Sì. Allora, intanto allora, io ti Perfetto. ringrazio. Io voglio chiedere se Francesca ha qualche ultima domanda da fare a B, così lasciamo al suo mondo, alle sue cose. E poi però B, noi ti riproporremo, vogliamo di nuovo come ospite, ti vogliamo di nuovo Molto qui con noi volentieri. e soprattutto ti inviteremo, l'ho detto, a Napoli per il Comic Con. Prima quindi di chiudere con il solito aforisma di Daniele che stasera ha fatto il bravo, cioè nessuna domanda al peperoncino. Stai migliorando, Daniele, proprio. No, ma perché È stato galante. tu sai come prendermi, tocchi gli argomenti che mi stanno a cuore. Cioè, io in realtà sono, come dire, sono anch'io un amante di questi generi, anche se non ci sembra. Film, Di videogiochi, di cartoni, è vero, insomma. anche E allora, ecco film. qua, Francesca, ti sei divertita. Allora, ci andremo a Sì. comprare insieme un manga, insomma. No, infatti, mi è incuriosita molto e come dicevo prima, è una realtà che non conoscevo bene se non per sentito dire, quindi è una realtà appunto che andrò a comprare anche io qualche manga, andrò a Vedi? leggermi. Guarda, guarda. Obiettivo Obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto. Due nuovi acquirenti di manga. Cresce la community. Se hai bisogno di qualche consiglio, chiedi pure a me, sarò ben lieta di poterti essere d'aiuto. A Grazie, sei proposito, gentilissima. ma poi B c'è da dire, loro non lo sanno, ma un manga di solito sono tantissime uscite, quindi ci avranno un bel po' da leggere. Magari non è Oh, solo no, quello. tranne volumi singoli, ad esempio, Junjito, che è il mio autore preferito, sono molti manga, sono raccolte di storie, ma sono un volumone singolo. Alcuni sono singoli, alcuni hanno solamente due volumini. Dipende un pochino. Ad esempio, se uno inizia da One Piece, insomma, ci sono 99 volumi, è un pochino un Sì, casino, però quindi è un po' conviene iniziare subito. impegnativo come primo approccio.
Vabbè, partiamo da uno semplice, oppure partiamo da Infatti. buon pane, no, per alternare. No, però a parte gli scherzi, veramente leggete perché è importante, specie poi avvicinarsi al mondo dei manga. Quando si consiglia un libro a un giovane, si raccontano sempre, leggiamo le fiabe, leggiamo le favolette, ma perché non dire pure leggiamo un bel manga? Sì, decisamente, decisamente. Allora, voglio chiederti un'altra cosa. Allora, ora ci hanno seguito un sacco di persone e chi vuole rimanere in contatto con te, quindi vuole seguirti, no, insomma, dove ti trova? Su tutti i social? Mi trova su tutti i social, mi trova su Instagram e su TikTok principalmente con il nome di Blanchette. Allora, su TikTok ho 3B, quindi BBB Blanchette, e su Instagram sempre Blanchette però con 4B, quindi BBB Blanchette, scritto come da francese, quindi Blanchette. Blanchette, ok. Invece Perfetto. se invece Francesca, ecco, le passa per la testa domani, si mette nel treno, vado a Roma a comprare un fumetto, dove ti troviamo? Mi trovate in Via degli Scipioni, metro Ottaviano. Il negozio si chiama Star Shop. Io lavoro appunto alla sede a Ottaviano. Quindi metro A, Ottaviano. E Via Ecco, degli Scipioni, ok. E allora 116. organizzeremo questa meravigliosa trasferta. Ci portiamo anche a Daniele Bompani. Allora, però Certamente. ti metto anche il fumettista, te ne posso inserire ecco, tra le No, varie no, no, cose. non sono un fumettista, non lo sono. Ma poi in realtà, vedi, guarda, poi ho pensato, la tua attività, no, dove tu lavori, tu c'hai 200.000 persone che ti seguono, guarda che 200 pubblicità che tu milioni. fai alla tua attività, cioè ti dovrebbero sponsorizzare, ti Guarda. pagano le sponsorizzazioni, i tuoi datori. Io lo faccio con piacere, quindi in realtà è più un semplice fattore che a me appaga semplicemente poter lavorare lì. Quindi sì, non mi pagano per le sponsorizzazioni, ma mi pagano come se fosse un lavoro effettivo, cioè come un lavoro, perché è un lavoro. Sì, E allora qui pensa perfetto. che tra poco Daniele dirà il suo aforisma, ma prima io ho una curiosità, ma queste sono sopracciglia finte? Cosa? Sopracciglia finte Le dove? ciglia No, le finte. ciglia, voleva Le dire ciglia ciglia. finte. Ah, le Queste qua ciglia! sì. Queste qua Ecco, sì. perché abbiamo visto un video dove le hai messe? No, con quell'audio mi ha fatta sentire male. Diciamo che purtroppo ho questo difetto che mi fanno ridere le cose senza senso e trash. Quindi sì, sono stata per mezz'ora a ridere per quell'audio e ho fatto il video mentre mi mettevo le ciglia finte perché dico. Bellissimo quel video. E allora Grazie. Daniele, tocca a te. Sì, c'è una frase di Mirko Badiale che è molto simpatica, dice: per un bimbo il concetto di papà è quello di un supereroe che punge con la barba. Molto carina, è vero. Quando ero piccolina e mio padre mi dava il bacio della buonanotte, gli dicevo sempre ai puntini, che fastidio, levati i puntini, perché mi dava fastidio la barba. Quindi sì. Allora, grazie veramente di cuore per aver accettato il nostro invito. Ti aspettiamo in un prossimo evento. Noi continueremo a seguirti. Sì. E Ah, Mimmo, veramente scusa, prima che sì. chiudiamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che domani ci sarà un'edizione, quindi non è solo Allora, più il classico appuntamento domenicale delle domani, 17. infatti, se vuoi seguirci, domani c'è un'edizione speciale perché sarà il nostro ospite Luca, il sole di notte, portafortuna della nazionale italiana a Euro 2020, no? Insomma, con la canzone Ma quale dieta? Non so se tu hai avuto modo di ascoltarla, il tormentone è Sicuramente è arrivato stato. anche a Roma, sarà arrivato anche Probabilmente mi lui. sarà arrivata quasi sì. Molta probabilità, sì, ora non riesco a collegare anche perché sono un pochino stanca, però probabilmente sì, perché non mi suona Sì, completamente sicuramente è strano. stato il tormentone dell'estate dopo gli europei vinti, ma quale dieta? E quindi domani pomeriggio alle 18. Allora, buon proseguimento, buona serata, grazie veramente di cuore, Bi, sei stata Grazie a voi fantastica. davvero. E Grazie a voi, è stata complimenti veramente. per la bellissima persona che sei. E soprattutto in bocca al lupo Grazie per il tuo proseguimento negli studi. mille. Grazie Ti mille, davvero aspettiamo poi da grazie sociologa qua, eh. Insomma, a noi ci serve proprio. Volentieri, veramente grazie per questa bellissima oretta passata a chiacchierare. Mi ha fatto molto piacere poter raccontarmi e raccontare questa passione. Sono più che felice di poter espandere il verbo, ecco, e far sì che magari qualcuno possa incuriosirsi e magari appassionarsi, perché a me ha dato tanto e
sono felice se qualcosa che ha dato tanto a me può dare tanto a qualcun altro. Quindi grazie di cuore, davvero. È stata una bellissima esperienza. Saluto a tutti i colleghi, saluto tutti i tuoi meravigliosi colleghi della fumetteria. Ciao a tutti, vi auguro una buona Ciao a serata. tutti, Grazie di buona cuore. serata, a Ciao ciao. presto. Ciao.